Questo è l'ultimo pezzo. La nostra torre è completa, ma non per molto. Oh, prendi questo! Ah, cos'è stato? Non senti adrenalina? Dammelo! Di pure addio al tuo orsacchiotto! Perché sei così cattiva? Ora ferme! Chi è quella? Sono Super Mamma! E ti tengo d'occhio! Chi? Io? Forza, va via! Mamma, tutti i miei giocattoli sono rovinati! Tranquilla, cara, lascia fare a me! Sono pur sempre un supereroe! Wow, che è successo? Non ci credo! Non ho finito! Ma questo è incredibile! Un piccolo taglio qui e dai un'occhiata a questo! Wow, un gattino per me! Grazie mille! Bip bip, che ne dici di un'auto sportiva? Wow, quante sorprese! Ho sempre desiderato un cane! Sei la migliore! Oh, devo andare! Qualcuno ha bisogno di me! Ciao! Metti mi piace e iscriviti per altri fantastici video! È il meglio che sai fare! Non mi sto neanche sforzando! Adesso ti faccio vedere io! No! Oh, odio perdere! È meglio che ti ci abitui! Questo gioco non mi piace più! Oh, non fare così! Lasciami in pace, dico sul serio! Me ne starò qui sotto! Che posso fare? Trovato! Posso usare questo cartone! Costruirò un castello! Inizierò con le pareti! Molto bene! Mi servirà un altro pezzo! Farò alcuni tagli in cima in questo modo! E rimuoverò poi queste parti! Con calma e attenzione! Perfetto! Ha! Lo aggiungo al mio castello e aggiungo anche una lunga striscia in fondo! Manca solo una cosa! Mi servirà un portale, so esattamente cosa fare! Posso usare questi due colori! Uno lo punto al centro, terrò la corda bella tesa e in questo modo creo un secondo cerchio perfetto! Ma non ho finito! Devo tracciare delle linee verticali, ne aggiungo altre e posso cominciare a tagliare! Seguirò le linee che ho tracciato in questo modo e rimuoverò questa sezione! Ora farò dei piccoli tagli più in alto, li piegherò così e li fisserò con del nastro adesivo! Seguirò tutto il profilo. È venuto benissimo, vero? Ed è il momento di aggiungere qualche ritocco finale. Coprirò il telaio del letto con del cartoncino, così. Manca qualcosa, ogni castello ha bisogno di un ponte levatoio. Facciamone subito uno. Farò due buchi nel cartone e passerò una corda al loro interno, fissando la corda al ponte. Funziona! Che bello! Come vorrei avere un castello! Ah, sei tu! Ti mancano un po' di torrette! Hai proprio ragione! Aggiungiamole! Inserirò il tubo in questo modo! Adesso manca soltanto la bandiera! Ehi, ottima idea! È bellissimo! Dai un'occhiata a questa punta! Non ho mai visto niente di simile! Senza il tuo aiuto non sarei mai riuscita a farlo! È stato un piacere! Mi sto divertendo tanto! Ci serviranno anche delle finestre! Inizierò disegnandole! Credo che sia venuta bene! Adesso posso tagliare! Per farlo userò un mini bisturi! Ecco qui! Questo diventerà un bellissimo balcone! Credo proprio che abbiamo finito! Ah, non ne sono sicura! Ma certo! Metterò dei blocchi di cartone attorno alle torrette! Aiuteranno a sostenerle! Abbiamo bisogno di un rivestimento per le finestre! Voglio che il castello sembri realistico! Ottima idea! Questi pezzi sembreranno dei mattoncini! Rivesto tutto il castello! Ci manca un po' di verde! L'edera farà il caso nostro! Avvolgila intorno alle torrette e alle mura! Quasi fatto! Queste torce creeranno atmosfera! Sai che sono di cartone, vero? E abbiamo fatto! Guarda un po' che cos'ho! Sì, mi hai letto nel pensiero! Sembra così magico! È incredibile, vero? È meglio di quanto immaginassi! È il castello perfetto per una principessa! Intendi me, vero? Certo! Che aspettiamo? Entriamo, forza! Speravo che lo dicessi! Wow, non avrei mai pensato di vivere in un castello! È il momento preferito della settimana, il giorno del cambio delle lenzuola, che buon profumo! Sembra di stare in un prato fiorito e meraviglioso! Ho trovato il mio angolo di felicità! Bene, cominciamo! Nemmeno una piega! È un'opera d'arte! Ma cosa... Guarda, mamma, posso toccare il cielo! Whee! No, che stai facendo? Le mie bellissime lenzuola, fermati! Oh, forse sono nei guai!
Oh, come ha potuto fare una cosa del genere? Devo sistemarle subito. Forse potrei usare questo cartone. Lo metterò sul letto, devo solo coprirle. Così dovrebbe andare, tesoro, vieni qui! Mi spiace, mamma. E questo cos'è? Non riesco a capire. Non posso saltarci sopra. Funziona! Metti mi piace e iscriviti per altri fantastici video. Quanti argomenti oggi! Oh, ferma lì, signorinella! Che stai nascondendo? Ah! Una banana! Conosci le regole, niente cibo! Mm-mm. In questo caso la mangio subito. Ok, allora. Odio osservare chi mangia. Fatto. Ehi, non puoi farlo! Raccoglila! Davvero? Oh, va bene. Ah! Oh, no! Oh, oh cielo, una scarpa? Oh! Ai, ai! Non sono l'unica ad aver preso il volo qui. Ok, cosa c'è qui? Bigliettini, non posso crederci! Non è una banana! Vuoi spiegarmi? Non proprio. È vergognoso! Ci mancava solo questo. Ah, stupida banana! E adesso che faccio? Mi servono proprio gli appunti. Quindi li porterò con me. Soluzione del problema matematico. Spero di avere abbastanza spazio. Ecco. Ma aspetta. Ora bisogna camuffare il tutto. Non posso entrare senza una copertura credibile. Deve sembrare un design. Visto? Stilisti, prendete nota. Nuova moda sbloccata. Ora mettiamole alla prova. Sono tornata, prof. Ferma. Biglietti? Ah, certo. Non nascondo nulla, vedi? Ok, entra pure. Bye bye. Che disavventura. Ma non mi serve troppo tempo, le risposte proprio sotto il naso. Mi sembra ottimo. Mi dicono che la chimica sia difficile. Sento già il profumo del 10+. Carino, vero? Sono arrivato in tempo. Ma Timmy, che bei capelli. Wow. Comincia lo show. Ops. Oh? Ciao, che cosa c'è? Oh, ehi! Credi che lui possa essere tuo? Ti faccio vedere io. Ti sfido. Oh no, il maglione! Oh, cavolo! Incredibile! Oh, e adesso? Qualcuno ha una giornata storta. Fatti suoi. È il mio maglione preferito. Un attimo. Sembra un ago da lana. Operazione ripara il maglione in corso. Fuori il vecchio e dentro il nuovo. Ok, lo rimetto dentro. E lo uso per infilarci il filo attraverso. Lo tiro fuori così e zac zac. Poi ci serve un post-it del nastro biadesivo. Incollo qui l'estremità del filo. Si attaccherà se oppongo resistenza. E adesso posso creare un disegno senza alcuno sforzo. Quasi fatto. Ecco qui. Taglio il filo in eccesso. Carino. Ci ho messo davvero il cuore, vedi? Ora ci siamo. Oh? Questo è per te. Lo vuoi? Oh, wow! È un cuore. Le piaccio. Chiamami quando vuoi. Ti aspetto, sì. Davvero? Oh no! Il mio Timmy! Vuoi dire il mio Timmy? Oh, è assurdo! Mwah, che emozione! Ah, sì, ho capito, sì. Anch'io ho una chiamata. Sì, credo di aver tempo oggi. Sì. Sì, ho tempo oggi. Non importa, anch'io voglio un orologio. Quindi ne farò uno. Inizio dalle mani. Ti richiamo io. Vuoi un orologio, eh?
Vieni qui, tesoro. Creiamo il tuo orologio personale. Prima di tutto il quadrante, poi passo alla cornice. Giralo e inserisci il pezzo posteriore. Perfetto! Ora la parte divertente. Hello Kitty! Perché non ti fermi un po'? Incolla questo pezzo sul retro. Un tocco di colore. Con il rosa vai sul sicuro, vero? Unisci i pezzi. E adesso infila il tuo orologio preferito. Guarda! Ava, dà un'occhiata. Wow, mettimelo! È davvero tutto per me? Mi chiedo che ora sia. Ok, torno al lavoro. Sì, anch'io. Sì, ci penso io. Va per il verso giusto. E il tuo? Ava, vuoi vedere un trucco magico? Ok. Hai qualcosa dietro l'orecchio. Cosa? Sono ricca! Che altro c'è lì? Vediamo. Wow, adoro questo gioco! Eccone un'altra! È divertente! Stavo per scordarmi questa. E anche questa. E qui? Proprio così. Guarda quante monete! Wow! Sono tutte tue. Wow, è fantastico! Devo conservarle. Wow! Ma è un sacchetto minuscolo. Non credo che ci stiano tutte. Entrate, forza! Guarda, è impossibile. È impossibile non è nel mio vocabolario. Osserva. Prima copri il cartone, poi aggiungi pioli di legno corti e posizionaci sopra una molla. Ora prendi questo pezzo, passalo attraverso questo pezzo di cartone qui e incolla il pezzo di legno. Arrivano le monetine, chiudiamo la scatola ed ecco fatto! E per rendere il tutto più divertente, crea una faccia buffa. Qualcuno ha fame di soldini? Ecco qui! Può contenere tutte le monete. Ma come? Ti faccio vedere. Pronta? Posa la moneta sulla lingua, spingi. E adesso provaci tu. Figo, ok? Ecco qui. Buon appetito. Lo sta prendendo. Wow, è fantastico. Potrebbe volerci un po'. Che c'è? Ha ancora fame! Metti mi piace e iscriviti per altri fantastici video! Ehi, prendiamo un cane? E il criceto non è finita bene. E il tuo pesce? Durato solo una settimana. No, mi dispiace. No, mi stai rovinando la vita! Lo detesto! Ah! Stai calma! Con che cos'altro può giocare? Lei adora i giocattoli! Così avrà un animaletto finto! Vedi? Un cane di cartone! Bau bau! Eh? È per me? Wow! È il mio migliore amico! Evviva un cane! Il cartone è un'ottima soluzione! Vola, cucciolo, vola! Sì, alle 5? Posso farcela. O meglio, alle 6. Allora la richiamo io. Ma è la mia scrivania? No. Adesso è il villaggio di Barbie. Sì, bellissimo, tesoro. Lavorerò nell'altra stanza. Un po' di pace e tranquillità. Mamma, è il mio rifugio di Barbie! Puoi sloggiare? Questa sarà un'area Barbie free? Finalmente ho così tanto da fare. Che roba è? Mamma, ti dispiace? Cosa? Basta, vai in camera tua. Cattiva. Avanti. Ricordiamoci chi paga il mutuo qui. Non posso crederci. Dove dovrei giocare? Sì. Aspetta. E adesso? Annie, su, non piangere. No, guarda che cosa hai fatto, non sa dove andare. È finita per strada, eh? Mi è venuta un'idea. Ma prima tagliamo. Utilizzo un modello così.
Poi lo alzo in questo modo, li unisco con rotoli di carta assorbente e voilà, una porta. Uso la corda per creare il meccanismo, lo chiudo in questo modo e... coloriamo! Per Barbie useremo il rosa shocking. Con le bandiere sarà speciale. D'accordo? Annie, guarda che cosa ho fatto! Un castello! Aspetta! Tadan! Entra pure! Benvenuta a casa! Adesso ho del lavoro da fare. Ah, dove ero rimasta? Pronto, sì, per martedì. Entra, ragazza! Wow, bel castello! Ehi, video da paura! Oh no! Domani è il 16! No! Ah, com'è possibile? Non ho neanche cominciato a studiare! Starò sveglia tutta la notte! Uffa, non posso crederci! Vediamo... Ho già esaminato questa roba? Ok, moltiplica per 7... Posso farcela, dai! Aspetta, è giusto? Riesco a malapena a ragionare! È una A o un 12? Tesoro, ancora a studiare di notte? Accendi la luce! Oh! Questa mi mancava! Sarà saltato il fusibile! È terribile! Aspetta, ho un'idea! Il bicchiere di carta ci disegna un mucchio di cuori! Di ogni dimensione, così! Un altro qui sotto... Ed ecco! Poi li taglio! Perfetto! Andiamo avanti! Disegno un cuore su questo cerchio... Questa volta bello grande... E poi indovina! Ricordi il bicchiere? Colloco il pezzo circolare in cima. Bene così. Vedi come sto posizionando il cartone? Faccio un piccolo foro qui. Quindi inserisco una cannuccia. E la spingo, il bicchiere avrà questa posizione. Perfetto! Ecco la bobina luminosa. Su, non cadere. E luce fu! Qualcuno voleva una lampada da tavolo? È una luce? Ma dai! È fantastica! E proietta cuori sulle pareti, grazie! Prego! Ho ancora dei problemi da risolvere. Il bucato è già pronto? Oh no! Aspetta, sono i miei pantaloni! E la tua felpa? Tesoro, brutte notizie. Si sono ristretti. No! Oh, mi sento in colpa, ma è stato un incidente. Credi che possa indossarlo come abito? Non va bene. Oh, forse sì. Hai una vecchia scatola? Con i tagli giusti può dare una svolta. Buon viaggio, tesoro. Ehi, mamma! Aspetta, Luna! No! Atterraggio d'emergenza! Ti ho comprato uno zaino nuovo! Forte, mi piace! Ed è rosa! Sei la migliore! Wow! Diventeremo migliori amici! Buono il tè, vero? Ho anche dei biscotti! Vuoi un sorso? Buonissimo! Quindi, come dicevo... Oh, vuoi fare cambio? Fantastico! C'era una volta! Woohoo! Oh no! Zaino! Dove sei? Oh? Ma che cosa ho fatto? Stupido giorno ventoso! Il mio migliore amico! Mamma! Oh. Sbrigati, Annie! La mamma si arrabbierà con me! Porto questo scatolone? È una specie di zaino in fondo. Giusto i pennarelli. Wow! Ok, sono pronta!
Ti richiamo io, Andy. Perché non usi più il tuo zaino? Non c'è più, ok? È volato via col vento! Ed è tutta colpa mia! Oh, tesoro! Aspetta, la tua toppa! Ho un'idea geniale! Torno subito! La sagoma di una gattina! Ora va meglio! Un po' di colore le darà vita! Così nessuno saprà che si tratta di cartone! Ecco qui! Appena è asciutto aggiungo i dettagli! Oh, che carina! Non possono mancare baffi e fiocco! E adesso il lato posteriore! Metto la colla a caldo su tutto il bordo e quindi colloco una striscia di cartone. Ora la parte superiore. Ehi, Annie! Guarda che cosa ti ho fatto! Quella borsa è per me! È così carina! E può contenere tantissime cose! Anche le mie penne! Evviva! Ok, si va a scuola! Basta portare sopra il laccio e hai fatto! Grazie, mamma! Ok, facciamo un tentativo, mettiti in piedi! Forza, tesoro! Whee! Wow, è fantastico! Sono molto più carini dei miei pattini a rotelle! Non è giusto! Pronta per andare a letto, tesoro? Adesso ti rimbocco le coperte! È ora di dormire! Devo solo togliere questi giocattoli. Grazie, mammina. Oh? Cos'è stato? C'è qualcuno? Oh no, non può essere! È un mostro! Ah! Non andare via! Cosa stai facendo? È tutto ok, non devi avere paura del buio. Aspetta, devo pulire tutto questo pasticcio. Questo nastro potrebbe tornarmi utile. Penso di sapere come risolvere questo problema. È meglio che mi metta al lavoro. Ho un rotolo di nastro trasparente e l'ho appoggiato di lato su una superficie piana. Applico due strisce di nastro al centro del tavolo, così. Inizio a disegnare sul nastro riempiendolo. Userò diversi colori creando delle sezioni. Voglio un effetto arcobaleno. Metterò il telefono qui con la torcia accesa. Wow, è una luce notturna! Il mostro non mi prenderà più. Notte, mammina. Oh, ho sonno anch'io. Ho bisogno del mio sonno di bellezza. Ah, che bella sensazione. Aspetta, cos'è quel rumore? No, ho bisogno di una luce notturna anch'io. Ora posso dormire in pace. Sarà fantastico. Non vedo l'ora. Adoro andare in piscina. Mamma, voglio andare a nuotare. Oh, certo, tesoro. Devo solo prenderti i gonfiabili. Oh, ma dove sono? Pensavo di averli presi. Olivia, vai laggiù. Ma perché? E se usassi un remo? Non va bene, no. Il cartone galleggia? Assolutamente no. Mammina? Anche no, fammi pensare. Oh, ma lo so! Non muoverti, ecco un gonfiabile a ciambella. Signora, quello è mio! Usi il suo! Vorrei tanto! Beh, almeno un tubo galleggiante per piscina. E so cosa farci! Taglierò un pezzo del tubo, poi userò un coltello per tagliare diverse sezioni. Lo farò fino alla fine. Poi lo rifarò con tubi di diversi colori. Adesso mi serve una fascetta. Infilo la fascetta attraverso i fori di due pezzi, poi la stringerò forte. Userò le altre per unire tutti i pezzi insieme. Poi taglierò la plastica in eccesso. Ora puoi nuotare, tesoro. Mi sento così alla moda. Mamma, guardami, tuffo a cannone! Guarda, galleggio! Come mi diverto! Sei proprio brava, tesoro! E io posso rilassarmi? Ehi, che figo! Voglio anch'io un giubbotto così! Sbrigati, mamma! Sto arrivando! Questo è il posto migliore del parco! Che noia!
Mammina, voglio andare a giocare. Non andare lontano, voglio poterti vedere, ok? Divertiti. Yuhuu! Che schifo. Brava, Olivia. Quanto è bello questo libro. Oh? Olivia? Ma dov'è andata? Olivia! Torna subito qui! Oh no, dove può essere andata? Non può essere andata lontano. Andrà tutto bene, niente panico. Olivia, tesoro, dove sei? Ho cercato dappertutto. Quello è il suo cappello? Olivia, vieni subito qui! Non è un gioco! Ehi! Oh, mi dispiace, scusi. Dammi il mio cappello. Pensavo fossi mia figlia. Olivia, eccoti, ti ho cercata dappertutto. Ero così preoccupata. Non farlo mai più, ok? Vendo palloncini, solo 2 euro. Oh, potrebbero tornarmi utili. Credo che così dovrebbe bastare. Il palloncino mi sta inseguendo. È così carina, in questo modo posso vederla. Oh, 2 palloncini? Oh, salve! Oh, ehi, siamo geniali, eh? Ciao, aspetta. La mamma ha un incontro di lavoro, fai silenzio, Olivia. Ho capito. Oh, sembra divertente. Che diavolo! Shh. Eh? Oh, giusto. Scusa, continuiamo. Stavamo discutendo della previsione delle vendite per il mese prossimo, sì. Le previsioni sembrano positive. Mamma, mamma! Chi è quell'uomo buffo? Olivia, che cosa ti ho detto? Che strazio! Oh, penso di sapere che cosa fare. Posizionerò un pezzo di nastro adesivo su un hula hoop. Poi un altro verticalmente. Continuo finché non otterrò qualcosa di simile. Olivia, ho qualcosa per te. Guarda che bel gioco. Questo dovrebbe tenerla occupata. Proviamo di nuovo. Dov'ero? Ce l'ho fatta! Sono bravissima a questo gioco. Ehi, mamma! Ah, com'è buono! Cosa è successo ai tuoi vestiti? Sei così sporca! Beh, lo vedo anch'io. Fermati, prima devi pulirti. Ma mamma, ho fame! Non so come ci riesca. Ah, questo andrà più che bene. Dovrò lavare i panni sporchi più tardi. Almeno c'è una t-shirt pulita. Ho qualcosa di pulito per te. Bene, ma tanto si sporcherà anche questa. Come ci riesce? Uff, non rispondere nemmeno. Mettiti questa. Ah, devo proprio? Mamma, mi stai scompigliando i capelli. Sbrigati. Grazie. Ora va meglio. Su, mangia il tuo cibo. Finalmente. Il mio preferito. Guarda tutto questo cioccolato. No! Non farlo! Non posso guardare! Va tutto bene, respira e basta! Questo sacchetto mi ha fatto venire un'idea! Oh! Com'è elegante! Ed è così gustoso! Oh, ce l'ho tutto sulle mani! Ora va meglio! Potrei mangiarlo tutto il giorno! Beh, almeno non ti sporcherai i vestiti! Ok, ho finito! Adesso ti tolgo il bavaglino. Devo solo strappare via il sacchetto di carta. Alza le braccia. Ma che bei vestiti puliti. Ora vai a giocare. Ciao mamma. Ciao tesoro. Non c'è niente di meglio del succo appena spremuto. Ciao mamma. Ecco un bel bicchiere di succo. No, non lo voglio, è disgustoso. Ma ti fa bene. Voglio un po' di cioccolato. No, niente cioccolato a colazione. Ma, prova a fermarmi. Dammelo subito. No, è mio. È così ogni singola mattina. Aspetta, forse posso usare questo pop-it. Sì, potrebbe tornarmi utile. Penso che funzionerà.
verserò del succo sopra al Poppit e riempirò tutte le celle. Poi metterò il Poppit nel congelatore fino a quando il succo non si sarà congelato. Staccherò il succo congelato dal Poppit, sembra fantastico! Olivia lo adorerà! Io lo mangerei, Olivia! Che c'è? Guarda che cosa ho fatto per te! Che cos'è? Assaggia! Se lo dici tu! Spero tanto che sia buono! Che ansia! Continua! Per favore! Mi piace! Oh! È tipo un ghiacciolo! Grazie, mamma! E questo andrà nella spazzatura. Ehi là! Sì, lo senti il profumino, vero? Sto facendo un panino. Me ne faresti uno? Ok. Oh, vuoi essere pagata? Sì, voglio così tanto. Tu prendilo, ok? Sì, beh, allora voglio un panino, per favore. Sarà un piacere, sarà il miglior panino di sempre. Sarà spettacolare. Con molta pancetta. Che bellezza. Buon appetito. Oh, ma è fantastico, grazie. Oh. Cosa? Ti sei appena trasformato. Ai robot piacciono i panini, vero? Che figo. Adesso sì che sta cominciando a prendere forma e ho fatto tutto da solo. Fiu, spero tanto che a Madison piaccia. Devo anche incartare i regali. Sembra fatto da un vero esperto, sono troppo bravo. Oh, ecco che arriva. Dove dovrei metterlo? Qui non lo vedrà, giusto? Tanti auguri! Oggi è il tuo compleanno e dobbiamo festeggiare. Woohoo! Oh no! Il regalo! Temo il peggio. È il mio regalo? A me chiudi gli occhi, ok? Adesso che faccio? Si sarà salvato qualcosa? Ma certo, posso creare qualcosa io! Userò la colla a caldo sulla base del quadrato, poi ci applicherò un pezzo sopra e applicherò dell'altra colla. Aggiungerò un altro pezzo di lato ed ecco! Poi aggiungerò degli altri pezzi al centro, proprio così. Fisserò lo stuzzicadenti con dell'altra colla e aggiungo un altro pezzo in cima. Adesso lo metterò accanto agli altri pezzi fatti prima. Ne ho fatti diversi e mancano solo alcune decorazioni. Ora mettiamo delle caramelle. Metterò le preferite di Madison. L'adorerà. È il regalo più bello di sempre. Apri gli occhi ed ecco il regalo migliore di sempre. Fai sul serio? Voglio mangiare subito gli orsetti gommosi. Che bello! Quelli rossi sono i miei preferiti. Questo è il miglior compleanno di sempre. Ora voglio quelle al cioccolato. Questa è enorme! Lascia che ti aiuti a prendere queste qui. Wow, sono tutte mie! Farei qualsiasi cosa per te. Fiu! Piovono soldi, sì, è quello che faccio, gente! Oh-oh! Sono troppo ricca! Woohoo! Sembra che dobbiamo dare una bella rassettata. Intanto togliamo le monete da qui. Oh, per favore, non farlo più, tesoro mio! Non farlo? Nessuno mi dice cosa fare! Oh, santo cielo! Madison! Adesso falla finita! Torna subito qui! No, oh, rallenta! Sono troppo vecchio per queste cose! Ormai sei vecchio e decrepito! Cosa ho fatto per meritarmi tutto questo? Oh? Aspetta! Credo di sapere che cosa fare! E mi serve solo un piccolo pezzo di cartone! Metterò due pioli al centro del cartone, poi ci infilerò due molle! Adesso metterò questo pezzo sopra e aggiungerò questi pezzi di cartone intorno! Non sono carini questi occhi? Manca solo il colore ed ecco qui! Vuoi vedere cosa ho fatto? Carino, vero? Guarda e impara! Hai fame, piccoletto? Mangia! Cosa? Voglio provare anch'io! È incredibile! Sì, funziona! Ma certo che sì!
E guarda un po' chi sta raccogliendo le monete. Direi che ho trovato una bella soluzione. Sì, penso che abbia tanta fame. Come mi diverto! Ah. Oh, eccoti qui. Ok, ragazzi, chi vuole venire alla lavagna? Fammi vedere. Cosa? Ma ci sono solo io. Non c'è nessun altro da chiamare. Va bene, allora sì, vieni tu. Beh, certo. So che ce la puoi fare. Ci proverò, prof. A me va più che bene. Ok. Beh, interessante. Non c'è alcun problema, farò solo qualche piccola modifica. Bene, proviamo di nuovo. Ok, almeno credo. Non capisco che senso abbia. Devo solo tracciare intorno ai numeri. Spero di prendere un buon voto. Questo è un 4 e me ne manca solo uno. Ok. Credo di aver finito. Ops, fammi cancellare qui. Ta-da! Accidenti, mi dispiace tanto, ma... Oh, ma credo che potrebbe cambiare idea. Per lei, prof. Beh, proviamo ancora una volta, sì. Vediamo. Ah. Credo di aver trovato la soluzione al problema. Questo non mi serve. Ma questo sì. Già. Inizierò da un rettangolo. E disegnerò i numeri su un lato. Ok, eccomi qui. Usa questo. Beh, cosa ci faccio con uno scatolone? Scusa, manca ancora un dettaglio. Per prima cosa servono un po' di sprinkles. Guarda come sono belli e ora abbiamo dei bellissimi numeri, vedi? Wow, che belli! Proviamo ancora una volta, che ne pensi? Ora so cosa fare. Guarda cosa so fare! Facile come un bicchiere d'acqua! Togliamo lo stencil e guarda cosa hai fatto! Che bei numeri! Sono forte! Sai cosa significa? Un bell'otto in più! Eh sì, sono il numero uno! Accidenti, avevo proprio tanta fame! Vabbè, ora si torna al lavoro! O forse dovrei pulire questi piatti! Forza, non perdere tempo! Ahem, tesoro! Oh, eccoti qui! Sì! Dobbiamo pulire un po' casa! Non esiste, io ho fatto le mie faccende, non vedi? Oh. Tocca a te, papà. Fammi pensare. Sai che c'è? Credo che questo cartone sia la soluzione al mio dilemma. Sì, so cosa farci. Una volta fatti alcuni tagli, userò la colla a caldo intorno ai bordi. Poi ci attaccherò questi pezzi. E una volta fatto, userò questa molletta sulla parte inferiore. Poi ci attaccherò queste scritte in giro. Ed ecco fatto. Che ne dici di giocare a Flipper? Fighissimo! Chi perde pulisce i piatti. Ok, ci sto. Madison, che ne dici di andare per prima? Via! Oh, la pallina continua ad andare. Ci sei quasi. 20 punti, sì! Yeah! Va bene, adesso provo io. Ah! Oh no! Mi spiace, papino. Temo che tu debba fare i piatti. Sarà per la prossima. Come va, papà? C'è un altro piatto. Grazie. Il Flipper? Ma come mi è venuto in mente? Che sonno. Che bello. Sono una vera rockstar e vi farò sanguinare le orecchie. Madison, smettila, per favore. Guarda che so fare. No, per favore, ho bisogno di riposare! Ok, come vuoi. Ma se lo faccio silenziosamente? Non riuscirò mai a riposarmi. Woohoo! Questo è per i miei fan! Sì! Woohoo! Waha! Ora basta!
Ma quella è la scatola in cui è arrivata la chitarra? So cosa fare. C'è ancora speranza. Oh sì! Ora farò una chitarra di cartone. Vedi questa matita? La spezzo a metà. La metto qui e userò questo punteruolo per fare dei buchi. Adesso userò questo spago per creare le corde e dentro via! Fisso lo spago con del nastro e applico della colla a caldo su tutto il retro. E ho fatto, sembra una chitarra vera! Oh sì! O la va o la spacca! Facciamo a cambio? È andato molto meglio di quanto mi sarei mai immaginato! Ah, che sollievo! Buonanotte, piccola rockstar! Sì, è ora di prepararsi per andare a scuola. Mi farò portare sulle spalle. Ecco, sono pronta. Papà, papà, sono pronta per andare a scuola. Ok, sono proprio qui. Adesso ti faccio salire. Sei pronta? Tieniti forte. Whee, è così divertente, adoro andare sulle spalle. Ma che bella giornata fuori, vero? Aspetta, come siamo finiti qui? Devo aver preso la strada sbagliata. Mi piacciono di più i tuoi capelli. Tesoro, guarda cosa ho per te. Pennarelli nuovi di zecca solo per te. Grazie, mamma, adoro i pennarelli. Oh, due verdi, comincerò con questo. Sono così brava a disegnare, dovrei vincere un trofeo. Adesso userò tutti i colori. Oh, mi piace quest'arcobaleno. Mi piacciono gli arcobaleni. Sì, il blu e posso scrivere il mio nome con il rosso. Ah, perché ci sono così tanti tappi? Non li voglio. Tattara! Toglierò tutti i tappi. Ehi, come mai questo pennarello non funziona? Mamma! 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 Guarda, i pennarelli sono rotti, aggiustali! Cosa? Ma sono nuovissimi, li ho appena comprati, fa vedere. Che succede con questi maledetti pennarelli? Ok, vieni con me, vedrò che posso fare. Guarda, vedi, i pennarelli sono rotti. Oh, vedo, hai tolto tutti i tappi. Senza i tappi si seccano, tesoro, vedi? Devi mettere i tappi quando non li usi. Ah, ok, devo tenere i tappi. Vediamo, dove sono gli altri? Ah, va, dove li hai messi? Eccone uno ed eccone un altro. Oh, sono dappertutto, come può una bambina fare un tale casino? Almeno è carina. Vorrei che ci fosse un modo per aiutarla ad essere più ordinata. Ehi, lo scotch! Mi è venuta un'idea. Ecco qui, comincio con una bella striscia di nastro adesivo. Poi avrò bisogno dei pennarelli, ovviamente, li allineo sullo scotch. Proprio così. Poi posso piegare il resto dello scotch. Funzionerà alla grande. Lo so e basta. Amore, guarda, adesso non li perderai più i tappi. Stanno tutti insieme, ok? Ecco qui. Sì, guarda, i pennarelli funzionano. Ho fatto un fiore viola e un cuore verde. Oh, sei una brava artista. Vrum, vrum. Vrum, vrum. Vediamo, ho preso abbastanza giocattoli? Oh, non posso dimenticarmi del suo cappello. E anche il mio libro. E le salviettine nel caso si sporcasse. È già pieno. Forza, entra qui, so che puoi. E adesso cosa? Ma con cosa sta giocando laggiù? Ah ah, ehi mammina! Quello era mio! Fammi togliere questo dal suo contenitore. Adesso che è vuoto posso riempirlo con delle salviette. È piccolo, ma le salviettine possono diventare minuscole. Dovrebbe bastare. E occupa molto meno spazio. Ehi mamma, guarda che posso fare! Ho una faccia da patatina! Sì, molto carino, ottimo lavoro. Aspetta un solo secondo però, fammi prendere le salviettine. Questa è una delle cose più intelligenti che faccio da un po'. Ecco qui, la mamma vuole pulirti un po' la faccia. Bello e pulito, proprio come piace a me. Ah, che bel pomeriggio. Oh cielo, tesoro guarda, delle anatre. Mamma, mi hai fatto fare un casino. Oh, accidenti. Beh, non preoccuparti, posso aggiustarlo. Vedi, ho ancora le salviettine. Ecco qui. Tutto pulito, la tua maglietta è di nuovo bella e pulita. Perché non mangi questa mela invece di quella robaccia? Brum, bibi, attenzione, sto arrivando!
Rar, il camion dino ti ha preso! Rar! Tesoro, che stai facendo? Tesoro? Tesoro? La mamma ti ha fatto una domanda. Oh, accidenti, le tue mani sono sporche. Per fortuna ho di nuovo queste salviettine. Lascia che ti pulisca le mani. Dovrò strofinare a lungo. Eccoci, adesso hai di nuovo le mani pulite. Sì, grazie mamma, sei la migliore. Vediamo qui, dove le metterò? Oh mio Dio! Guarda tutti questi coltelli, non posso averli qui. E se il mio angioletto aprisse il cassetto? Potrebbe ferirsi. Oh no no no, non può succedere. Devo metterli dove lei non può trovarli. Oh, è molto meglio. Adesso lei sarà al sicuro. Fammi raccogliere alcuni dei suoi giocattoli. Aspetta un attimo. L'angolo di questo tavolo è così spigoloso. Ha quasi peggio di quei coltelli. Potrebbe sbatterci contro. Le sue preziose ginocchia. Non voglio che questo tavolo la faccia piangere. Accidenti, no no no, non esiste. Non avrò una macchina della morte in casa mia. Ecco, i cuscini sono belli e fissati sugli angoli. Non sono più spigolosi e lei sarà al sicuro. Devo chiudere a chiave la porta. Aspetta, le prese! Le prese in casa, no! Che starà facendo? Si farà male! Oh, no, 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 la mia bambina! Fermati! Non infilare niente nelle prese! E guardati, sei un gran casino! Lascia che ti pulisca! Ah, come farò con te? Ehi, aspetta un attimo, il coperchio di queste salviette potrebbe essere la soluzione! So io cosa fare, ho solo bisogno di fare alcune modifiche. Eccoci, devo solo togliere il coperchio e attaccarlo sopra la presa. Adesso ho una copertura per la parete. Questo dovrebbe tenere le sue dita lontane dalla presa. Va bene, fai la brava mentre mamma è via. Aspetta un attimo. Il ferro! Non potrò mai uscire di casa. Sì, questo è il mio puppet preferito, adoro le farfalle. Oh mio Dio, si sta comportando come un angioletto. Oh, ciao, non ti vedo da secoli, come stai? Dai, andiamo a fare una passeggiata. Sì, così! Pensi che potremmo fare il giro del mondo intero? Oh, guarda, bambola, una piscina! Mi piace nuotare! Hai sete? Dovresti bere qualcosa. Com'è, va bene? Oh no, dove è andata? Oh, eccola lì. Non posso credere quanto sia cresciuta dall'ultima volta che l'ho vista. Bambola, non è divertente così. Oh, guarda laggiù. C'è una palla. E anche una buona palla, l'adoro. È rossa e blu. Ehi, torna qui, palla. Smettila di rotolare, voglio giocare con te. Wow, palla, guarda quanto è alto quest'albero. Guarda come sale, è il miglior albero di sempre. Albero, albero, scommetto che posso buttarti giù. Nah, scherzo. Sono totalmente ossessionata da questo libro, ma... Aspetta, dov'è? Dov'è andata? Oh, no, no, è scomparsa, non la vedo da nessuna parte. Ecco la bambola, ma non la lascia mai. Dov'è? Mi scusi? E ciao, scusate, avete visto una ragazzina qui intorno? Eccola, è molto carina. Oh, ci dispiace tanto, non l'abbiamo vista. Dove può essere andata? Oh, il telefono pronto? Eh sì sì, oh mio Dio, grazie mille! Oh, ma dov'è? Angelo mio, mia cara, la mamma ti ha cercata ovunque! Ciao mamma! Oh, grazie mille! Come ha fatto ad avere il mio numero? Per via del braccialetto ho semplicemente chiamato il numero. Oddio, mi ero dimenticata del braccialetto! Ho preso una lenza e delle perline, ci ho aggiunto dei cuori e poi anche il mio numero di telefono. Infine il suo nome e poi altri cuori. Grazie mille per avermi riportato Annie. Buona giornata. Saluta la tua eroina, Annie. Ecco qui, ti ho preparato uno spuntino buono e salutare. No, non lo voglio, che schifo, voglio un hamburger. Oh mio Dio, beh, non puoi averlo. Dovrai mangiare la tua Macedonia. Ecco, assaggia, so che ti piacerà. Ho detto no, voglio un hamburger. Lo vedremo questo. Ecco che arriva la mela. Apri bene, dai un boccone, su. Forza, tesoro, tu ami le mele, sono le tue preferite. Va bene, che ne pensi di questa deliziosa barretta di cioccolato? Ecco che arriva. Adoro il cioccolato, sì, la voglio. Sempre più vicina? No, ho detto niente mele. Ah, proviamo questo.
Guarda che cosa ho, Annie. Il signor Barrington è venuto a trovarti. Ecco qui, dagli un grande abbraccio. Thank you. Perfetto, si è distratta, ci infilerò queste di nascosto. Ah? No, non le voglio, niente mele. Oh, sta davvero mettendo alla prova la mia pazienza. Deve esserci qualcosa che posso fare. Ha detto che vuole un hamburger, eh? Ho capito, questa volta sarò più furba io di lei. È ora di cominciare a fare un hamburger di frutta. La mela sarà il pane, il kiwi sarà la lattuga. Una fetta di pesca come carne e le fragole e banane saranno i condimenti. Posso anche fare delle patatine fritte di mela. Tesoro, ti ho portato un hamburger come volevi. Un intero hamburger solo per me, anche le patatine fritte. Sono il mio cibo preferito in assoluto. Sì, ora dell'hamburger è delizioso. Il miglior hamburger di sempre. Che brava ragazza. Brum brum, questa barca vola nell'aria. Oh, quanto è pesante la spesa, devo poggiare tutto qui sul bancone. Oh, bella questa torta, adoro le torte. La mangerò tutta d'un fiato. Aspetta, meglio tagliare solo una fetta. Questi pomodori sono freschi, tesoro, vuoi... Coltello? Che stai facendo con quel coltello? No, mettilo giù, ti taglierai, fermati! Ti salverò! Eh? Cos'era quel rumore e quel tremolio? Dammelo, conosci le regole sull'uso dei coltelli. Voglio un po' di torta e mi serve il coltello. I coltelli sono troppo pericolosi. Invece ti faccio un coltello di carta. Aggiungo un'impugnatura sulla lama di carta e... Ecco qui, tesoro, è un coltello che puoi usare pure tu. Sì, un coltello solo per me. Adesso voglio un po' di torta. Mi taglio la fetta più grande che c'è. Adoro le torte. Lo so, e adesso torno al mio lavoro. Allora, dove ho messo quei pomodori? La torta migliore in assoluto, che buona! Ne voglio ancora. Altre due fette. Buonissima. Oh, mamma ha comprato i dolci. Amo le caramelle e il cioccolato. Finalmente ho svuotato la busta della spesa. Un attimo. Stai ancora mangiando quella torta? Hai mangiato tutta la torta e il cioccolato. Dove hai preso le caramelle? Devo essermi immaginata tutto. La mamma è strana. Non ci credo che l'abbia mangiata tutta. Era una torta intera, no! Ma lo voglio! No, ne hai già preso troppo. Sei cattiva, la mamma più cattiva. Oh, devo anche ripulire questo pasticcio. Non posso credere che sia riuscito a nascondere quel cioccolato. In effetti mi è venuta un'idea. Metto un po' di cioccolato nella ciotola. Lo sciolgo nel microonde, non troppo a lungo però. Ecco qui, sembra che sia pronto, non voglio cuocerlo troppo. Perfetto, si è fuso. Adesso lo verso in questo stampo. Oh, bello, quel cioccolato fuso ha un profumo così buono. Ed ecco fatto, tutto il cioccolato è nello stampo. Ed è anche solido, non è più sciolto. Significa che posso togliere il cioccolato dallo stampo. Adesso devo soltanto finire di tagliare i broccoli. Qualche altro taglio e avrò finito. Mamma, che fai? Ho fame! Voglio uno snack. Oh, ecco qui. Puoi mangiarlo come spuntino. Ah, che cos'è, broccoli? Che schifo, no? Non mi stupisce. Molti bambini odiano i broccoli, ma io ho questo nuovo tagliere perché avrei voglia di uno spuntino. Delizioso. Guarderò la TV. Magari i miei video preferiti. Cos'è questo programma? Mai visto? Wow, tatuaggi. Belli tatuaggi. Oh, Spider-Man è il mio preferito! È il migliore! Vorrei essere Spider-Man, sarei il migliore in assoluto! Ehi, che cos'è? Oh, altri tatuaggi! Voglio un tatuaggio, sono fighi, voglio essere figo anche io! Fiu, ho sbrigato tutte le commissioni! Ehi, fermo lì, dove credi di andare? Voglio fare un tatuaggio! Aspetta, cosa? Te lo scordi? Bene... Che idea si è messo in testa il ragazzino birbante? Forse c'è un nuovo episodio della mia serie preferita. Ciao mamma! Ciao tesoro, che c'è? Oddio! Che hai fatto? Ti sei disegnato tutte le braccia! Sono tatuaggi, non sono fighi! No, 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 dobbiamo ripulirli. Oh!
Il pennarello indelebile non si è asciugato, meno male. Mamma, erano i miei tatuaggi, li ho fatti io. I tatuaggi spariti, non è giusto. Mi spiace, tesoro, sei troppo giovane per i tatuaggi, ma forse posso aiutarti. Uso la punta del tappo per segnare i cerchi. Adesso utilizzo questa penna per delinearli. Si laveranno via in seguito quando necessario. E ora passiamo alla penna rossa per dare un po' di colore. In effetti sta venendo fuori un bel lavoro. Contorno il disegno rosso con altro nero per farlo spiccare e adesso replicherò questo disegno con un'altra linea nera. Ok, va bene. Sai una cosa? Potremmo usare un po' di blu. Creeremo un nuovo motivo su questi lati. Tuttavia mi assicuro che le linee blu siano identiche. Riempio ancora un po' queste linee e magari ne aggiungo altre. Finito, che ne pensi? Wow, è un vero tatuaggio, che figo! Sì, sono il più figo, grazie mamma. Ah, non c'è di che, tesoro. Un sacco di cartone e un po' di immaginazione puoi creare qualsiasi cosa. Qual è stata la tua creazione preferita? Scrivilo nei commenti qui sotto.